La lotta alla corruzione passa attraverso l'educazione delle generazioni che vivono il proprio percorso di formazione. Per questa ragione Libera Campania ha scelto l'Università Federico II per tenere un convegno sulla tematica, in questo periodo particolare della storia d'Italia dove al centro delle cronache ci sono le tristi vicende legate agli appalti dell'Expo di Milano e della diga del Mose a Venezia. Ospite dell'incontro il giudice Raffaele Cantone, già PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sino al 2006. Protagonista di numerose indagini soprattutto sul clan dei Casalesi e dal 27 marzo 2014 presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Cantone dinanzi alle telecamere si è soffermato sulle questioni strettamente d'attualità e sulle ipotetiche soluzioni. Credo che le scelte sono scelte politiche, però non c'è un problema di responsabilità. Ovviamente nell'individuazione di criteri che possono riguardare una questione delicata, io sono dell'idea che è meglio riuscire a prendersi un giorno prima e fare le cose, un giorno di più e fare le cose bene, piuttosto che fare le cose di fretta e farle male. Prima di tutto credo che in generale qualunque finanziamento che venga erogato dallo Stato, da enti pubblici, dovrebbe avere meccanismi di rendicontazione assolutamente analoghi a quelli pubblici. Io dico, per paradosso, chi utilizza mezzi pubblici, denaro pubblico, dovrebbe essere considerato un pubblico ufficiale. E poi queste vicende, che però per fortuna sono marginali, riguardano vicende marginali, rischiano di minare una delle cose più belle che ci sono state in Italia nell'ultimo periodo, l'impegno sociale. Cioè non buttiamo l'acqua sporca e il bambino, soprattutto liberiamoci di quelli che buoni non sono.